25 anni insieme, 25 anni, l'ho conosciuto al Jacaranda Monte di Fiumicino nel 1997. Gli ho chiesto, ma tu sei Richard Benson? Mi ha guardato, ma sì, mi offro una birra, mi ha fatto una birra. La volta seguente, sempre al Jacaranda, te l'ho stalkerizzato 5 volte, alla quinta volta ha detto, lo sai, io sono una cantante. Io mi ho detto, davvero? Così ti lascio il mio numero. Ho detto, Richard Benson si sarà già salutato dei miei amici, tornavo a casa. E invece mi ha telefonato. Ti aspetto domani alle 16 alla Random Music House di Ostia. Mi sono preparata, mi sono presentata, ho fatto il provino. Sono diventata la sua cantante, poi sono diventata la sua compagna e poi sono diventata la sua moglie. 9 anni di matrimonio. Certo, penso che la vita senza di lui sarà molto difficile, mi mancherà troppo, perché Richard ti riempiva la vita. Tornavo da fuori e dicevo amore, lui amore, stava sdraiato a letto con vicino allo stereo e sentiva tutti i CD. Vieni, voglio scoperto un sacco di cose belle, anch'io ho scoperto un sacco di cose belle, poi c'era magari anch'io ho scoperto meglio. Richard rimarrà per sempre nei nostri cuori e rimarrà per sempre nella storia del rock. Viva Richard! Mi hanno fatto il corale. Io faccio.